ISS e aerei transitano davanti alla Luna. Un caro saluto. Le nostre ricerche un tempo si limitavano a quello che propinavano e propinano ancora i libri, le enciclopedie cartacee. Adesso le vostre ricerche trovano le risposte dal web, il quale si nutre delle vostre reazioni, delle vostre emozioni, che postate ogni secondo attraverso i social, un sistema virtuale autoapprendente progettato per conoscervi nei minimi dettagli e poi annientarvi. Non ha nulla di naturale, come non sono naturali le scie chimiche, come non sono naturali i farmaci, come non sono naturali i preparati per i cibi, come non sono naturali gli strumenti che usiamo quotidianamente. Viviamo nell'illusione di quello che diffonde l'istruzione obbligatoria fin da piccini e le martellanti menzogne delle news diffuse continuamente dai media e dai social. Eppure, semplicemente con le vostre ricerche, avete la possibilità di iniziare a riflettere da soli, da sole, anche online, che stiamo vivendo in un periodo storico che vi permette di imparare che si tratta tutto di un inganno. Dalla storia alla politica, dalle religioni alle informazioni, dall'istruzione alla medicina e via di seguito. Tutto ciò in cui credete è un'illusione artificiale, nulla di naturale. Attraverso il fantastico indice alfabetico trovate sicuramente un buon supporto, ma fin tanto dipendete dalle conferme degli altri per trovare le risposte, continuerete ad avanzare affondando sempre più dentro le sabbie mobili. Non avanzerete certo sul terreno solido del meraviglioso regno piano che ci ospita. Analizzate e riflettete su queste semplici immagini. Vi mostrano aerei commerciali che transitano davanti alla Luna e immagini della ISS che transita sempre davanti alla Luna. Sono più o meno della stessa grandezza. Se la ISS è della grandezza che affermano, con una larghezza di 73 metri, come quella di un aereo commerciale, non potreste vederla a 400 km. L'aereo commerciale si trova a soli 10 km circa ed ha una grandezza simile alla ISS, con sullo sfondo la Luna della stessa proporzione. Non può essere. Si tratta di altro, non certo di un oggetto ad una distanza di 400 km. La NASA non è un'agenzia spaziale, assolutamente. Fa parte del sistema per mantenere le vostre illusioni, i vostri credo. Un sincero grazie per aver guardato e passate una vita serena. Dino.